E dunque signori, buonasera, benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo ritornati nella serie Shadow of Memories, il gioco dove dovremo evitare di far morire il nostro personaggio per casuali incidenti. Allora signori, come avete potuto vedere abbiamo sia migliorato l'audio grazie al microfono che vi ho mostrato l'ultima volta nel mio video. Ve lo mostro nuovamente qui sopra, un Samsung Meteor. Per chi fosse interessato vada nel mio ultimo video dove ho lasciato il link in descrizione per poter comprare questo microfono. Signori, io ve lo consiglio perché, come avete potuto vedere, questo microfono è davvero eccezionale e spero che la nuova grafica, esattamente la nuova illuminazione del mio piccolo studio, sia di vostro gradimento. Ho messo due pannelli a LED per chi fa video e anche questi, se riuscirò a ritrovare il link, ve lo linkerò qui sotto, sempre Amazon. Allora signori, se questo nuovo salto di qualità è di vostro gradimento, vi ricordo di lasciare un bellissimo like. Iscrivetevi ai social qui sotto in descrizione. Beh signori, che cosa mi resta di dire se non via. Ok, rieccoci di nuovo nel gioco. E abbiamo iniziato da una morte. Perfetto. Excuse me. Scusa, cosa credi di fare? Ah, sapessi, volessi non morire, perché non fai qualcosa di utile? Non so, raccogliere informazioni. Che simpatico, vorrei davvero che tu non mi deludessi. Che simpatico. Quindi ora ritorniamo indietro e prendiamo informazioni su Boop. Su un vaso che ci cade addosso. Hello, Ike? Oh, Mr. Eckert. Weren't you supposed to come around? Quando devi passare dal museo oggi, se hai cambiato idea penso di chiudere. I'm sorry about that. Ah, mi scusi, arrivo subito. Va bene, dobbiamo andare in un museo. Già, oggi devo andare a trovare al museo. Era meglio bla bla bla, non l'ho letto in tempo. Allora, rieccoci qua dopo l'avvenuta morte. Capitolo 4 del nostro bellissimo gioco. Salve signora. We're going to the art museum. Stiamo tornando dal museo d'arte. Ci andiamo tutti i giorni. Beh signora, lei la potrebbero fare rimanere al museo d'arte. Ogni giorno salgo questa collina per andare al museo d'arte. Che bello! Quest'uomo che sta facendo? Qualcosa non va? Che ne pensi di questo? Cosa? Questo? Che ne dici di questo? Cosa questo? Il film di cui parla il poster è popolare, che ne dici? Ah sì, certo, credo di sì. Non sarò preciso. Qual è il segreto del successo? Non ne ho la pallida idea, nemmeno io. Ho pochi iscritti. Maybe it's the method thing. È questione di metodo, l'esperienza del cineasta, del regista. Avrei dovuto vivere di più quando ero giovane. Presto compierò 50 anni e sarà la fine. La vita è breve. Mamma mia, che depressione. Live each day as though it's your first and last. Okay. Vabbè, diciamo che Depression lo lasciamo qua. Vediamo che cosa ci dice questo signore. Hey fella. Ehi tu. Cerchi il museo d'arte? Continua dritto lungo quel muro. Arriverai alla collina vicino a un orologio con una scritta pubblicitaria. Sali la collina e entra nel portone. Va bene, guarda. Lasciamo questo signore a fare sport. Prendiamo questa bella pallina di energia. Va bene, andiamo al museo d'arte. Dovrebbe essere questo.
Buongiorno. Niente. Non si può interagire coi quadri. Vediamo, dobbiamo forse salire al primo piano. Che bella collezione di teste di cervi. Va bene. Oh, che bel miciotto. Ah, che bei miciotti. Come in. Avanti. I'm sorry I'm so late. Scusi per il ritardo, non ti preoccupare, dai, siediti. So, what can I do for you today? Allora, cosa posso fare per te oggi? Did you come to see my paintings? I miei quadri, è veramente la prima volta che vengo. Well, I mean, that's what I was going to do, of course, no, but mi interessa. Hey, Mr. Eckert, do you know anything about alchemy? Cosa sa dirmi dell'alchimia? Why the sudden interest? Come mai questo interesse improvviso? Stai cercando, facendo ricerche? Well, not exactly. Beh, non proprio. Well, let me see. I'm not really well up on it. Non ne so molto, ma in questa città c'era una persona abbastanza nota. Un certo dottor Wegger, come si dice. To have been a magician or a sembrava un mago o uno scienziato. Non ne so molto di più. I see. Capisco. Ma per caso ha documenti o reperti di quel periodo? Penso di sì. Aspetta un secondo. Scusate se non sono tanto bravo a leggere i dialoghi. Was this the credo one? Sia questo. Here, I'll lend this to you. The Magician of Our City. Il mago della nostra città. Fairly old book. Un libro abbastanza vecchio, forse il più antico di qui. I think it includes things like stories. Penso che abbia molte storie degli alchimisti di questa città, formule, elisir, giovinezza, persino copie dei documenti del tempo. Of course you need to take it with a pinch of salt, maybe a fistful. If there really was an elixir, I'd want it myself. I'll let you know when I need that book back. By the way, do you like cats? Mine had a litter the other day, as you can see. Thanks, but no thanks. Okay, but if you have a friend or anyone who wants a kitten, qualcuno vuole un gattino, let me know. Fammelo sapere. Are you going straight home today? No, I was going to walk around the city some more before going home. Was? It's nothing, just some personal stuff. Well, anyway, I have some more work to do, so I'll keep the place open until I'm done. Feel free to look around. It's better for the paintings to be looked at by someone who really appreciates them. Thank you, I will. Va bene, stiamo uscendo. Non li leggerò tutti i dialoghi, sinceramente non mi va di parlare tutto il tempo. Anche perché, per chi non lo sa, io purtroppo ho un piccolo problema di gola. Se parlo, se continuo a parlare, più parlo e più mi sentirò come se mi stesse per chiudere la gola, quindi per ora riesco a non stressare la gola. Va bene, guardiamo un po' di quadri. Lo stemma del signore nel maniero. Ora lo stemma non c'è più. Chissà chi l'ha preso. La piazza. C'è un uomo che sta cercando di piantare un albero. Chissà chi è che l'ha... Va bene, andiamo avanti. Lo sapremo presto chi è che gli ha detto di non piantare più l'albero. Un uomo vestito stranamente. Mi assomiglia molto. Chissà. Questo quadro è casa crollata, è sempre lo stesso artista. Qui invece c'è alchimista che crea un antidoto. La gente viveva veramente così a quei tempi, a quanto pare. Vediamo che cosa c'è qua. Vediamo
Niente, mi sa che abbiamo finito. No, un secondo. Ritratto di un alchimista. Paesaggio, sempre dello stesso pittore. Niente, qua ci sono gli stessi quadri che abbiamo visto. Qui ci sono di nuovo gli alci, quindi abbiamo finito di esplorare questo piano. Possiamo pure scendere. Nulla. How are things? Come vanno le cose? Who's there? Chi c'è? E qui si sta materializzando il nostro caro amico Homunculus. I've heard that voice before. Ho già sentito questa voce. Of course. Certo, l'hai sentita. Ora ti ricordi? Sono quello che ti ha salvato la pelle. Dovresti essere più riconoscente. What's going on around Ma cosa here? Succede qui? Chi Who sei? That's not very nice. Ma come siamo maleducati? Non potresti essere più gentile? Sono l'Homunculus. Non è che il nome si capisca molto. Ho aspettato tanto per rivederti. Ti ho cercato ovunque. Vediamo che si avvicina. By the way, are you using the digipad? Have you come here to kill me? Sei qui per uccidermi? No, guarda, non ci siamo capiti. Io sto solo cercando di aiutarti, non di farti fuori. Ma non so proprio come aiutarti. A dirti il vero. Non so come aiutarti a dirti il vero. Forse sto diventando completamente pazzo. Non riesco proprio a convincerti. Allora, possiamo uscire, ma penso che mi pioverà di nuovo il vaso in testa. Puoi darmi delle prove? Direi, puoi darmi delle prove. If in some small measure... Vediamo se questo What funziona. The... Controllo un minuto l'orologio. Quanto pare ci ha riportato indietro nel tempo. Questo chi è? Ah, questo è il regista di Sono fallito a 50 anni. Sto sognando? Ma quell'uomo... Eh sì. Siamo ritornati indietro nel tempo. Urrà! Oh, mi scusi, pensavo che... Non pensavo ci fosse qualcuno. Mi scusi per la grida. Non fa nulla, si immagini. Vede, finalmente mia moglie ha partorito, quindi può capire. È una bambina. Mi ha appena telefonato dall'ospedale. Wow, congratulazioni. Do you work at this museum? No, I'm sorry, my name is Eckert. I've just taken over from my father as the director of this museum. What? Lei è il signor Eckert? Mr. Eckert? Yes, is there... Sì, come posso aiutarlo? Is there anything I can do for you? No, nothing. Wait, what am I doing? I have to think about what we're gonna call her. Hey, great to meet you. Ok, Bye. Abbiamo finito di parlare con Mr. Eckert. Forse dobbiamo ritornare indietro. The digipad. Digipad non funziona. Perfetto. Che ne pensi? È solo un esempio di quello che posso fare. Come pensi di tornare a casa? È meglio che te la sbrighi da solo. Dovresti farcela. Grazie. What am I supposed to do? There used to be something in here. If I get some... Ok, a quanto ho capito il pad è scarico. Vediamo. Sì, non ci sono sfere energetiche.
Allora, dobbiamo trovare il modo per ritornare a casa. Allora, abbiamo visto che c'era qua il regista Depression. Andiamolo a vedere dove si trova. Vediamo dove si trova il signor Depression. È qui? No, non è qui. Vediamo se è davvero lui che dobbiamo trovare. Qua non si può passare. Vediamo in questa traversa. No, non c'è nessuno. Però in questo piccolo palchetto c'è una sfera di energia, se riesco a pigliarla. Now I can get back. Ora posso tornare. Ah, allora non era lui che dovevo cercare. Però non mi fido a tornare indietro con una sola sfera di energia. Vediamo se riusciamo a trovare una sfera di energia extra. Magari in giro ne troviamo una. Perfetto, lì ce n'è un'altra. Qui non si può andare. Va bene, direi che può andare bene così. Il nostro pad si è illuminato. Non vorrei rimanere bloccato qui in questa epoca. Direi che possiamo ritornare al presente. Che ne pensi? Sei un po' convinto? Ok, stiamo risalendo. Povero, sì. Come in, is that you? Il vaso nero, guardate il vaso nero. Can I ask you something? Posso chiederle una cosa? Yes. Sì. Mr. Eckert, lei ha una figlia? Dalla reazione direi che è successo qualcosa. It's all right. Non è niente, raccolgo tutto dopo. I'm sorry. Mi spiace. I didn't think I ever mentioned A me non pare di averti detto di avere una figlia. Well, no. Beh, no. Silenzio imbarazzante. Sì, ho una figlia, o meglio dire l'avevo. Venne portata via da un pazzo proprio dopo la nascita. Mia moglie rimase uccisa nella stessa circostanza. Questo risponde alle tue domande? Sono davvero spiacente, non ne sapevo nulla. It's okay, don't worry about it. I'm so sorry. God damn it. Dannazione. Chissà perché cosa era così disperato. Se per il vaso che si è rotto o per il suo ricordo che gli abbiamo rinfrescato. Chissà. Any luck? Ci sono sviluppi? Well, allora? Ok, I'll believe you for now. Ti credo per ora. E ti sono grato per avermi dato una seconda chance per non morire.
Era ora. Allora io conto su di te. Se muori anch'io avrò dei guai. Cosa credi? I don't really get it. Io non ho ben capito. Non è proprio sicuro di questa cosa? I mean, I voglio can't dire, do io non posso fare solo... myself. Sì, no. But that's all right. Esatto, it's è proprio così. As you can see, my body is very fragile and won't let me do much. L'altro giorno ho preso in braccio un bambino e è stato terribile. It was really quite terrible, absolutely exhausting. Ho preso un bambino in braccio. I won't ever do that again. So because of all that, I can only provide you with some backup aid. Oh, I almost forgot. You will see that red stone again sometime. Prima o poi rivedrai quella pietra rossa. La prossima volta potresti prenderla. Vorrei portarla a un certo dottor Wagger. That's all for now. È tutto per ora. Ho provato a prendere un bambino in braccio. E il tizio del museo ha perso una figlia appena nata e la moglie. Lui che vuole portare una pietra rossa a un certo alchimista. Perfetto, per oggi abbiamo concluso il nostro quarto capitolo. Possiamo dire che per oggi può andare bene così. E dunque, signori, per oggi si può dire che può andare bene così. Abbiamo finito il quarto capitolo di questa serie. Io spero che questo gioco vi interessi, che questo gioco vi stia interessando. Signori, non vi chiedo like, in particolare se volete lasciate un bellissimo like. Like, comunque, like o non like, io continuerò questa serie perché, come ho detto in molti video, io quando inizio una cosa voglio terminarla. Signori, io spero che questo nuovo studio con nuove luci, nuovo microfono sia di vostro gradimento. Se tutto questo vi piace lasciate un bellissimo like. Iscrivetevi ai social qui sotto in descrizione. Signori, da Wolf è tutto. Anzi, prima di chiudere questo video, voglio dirvi due cose importanti. Porterò due nuove serie in questo mio canale, esattamente uno che è Cuphead. Non so se lo dico bene perché purtroppo io in inglese non lo so. Proverò a non arrabbiarmi con questo gioco, sarà un po' difficile perché io sotto sotto ho un carattere un po' brutto. Mentre la seconda serie che porterò qui per voi sarà Fortnite, sperando sempre che qualcuno mi voglia aiutare perché purtroppo diciamo che in modalità single player sclero... di brutto. Quindi vorrei evitare di portare un video dove faccio solo fallimenti. Va bene, detto questo, non devo aggiungere nient'altro. Signori, da Wolf è tutto, ad un prossimo video. Ciao!